Te va sempre su riesco. A spisa. Fai tornare da chiuso. A mano o a volo. Amoni, allestate, forza! Amoni! Amoni, pure su me. Le ore dopo. Ma lei si è da tutta! Carino per cuzze! Oppure una rossa, la viste? O la viste? O Santa Margherita! O Santa Margherita! Pronta! Scappa! Rosso Malpelo è il nuovo film di Pasquale Scimeca, ispirato alla celebre novella di Giovanni Verga, girato in Sicilia, in provincia di Enna, proprio nei luoghi dove c'era il più grande bacino europeo per l'estrazione dello zolfo. Il lungometraggio affronta il tema dello sfruttamento del lavoro minorile, che ancora oggi riguarda nel mondo 218 milioni di bambini, e di questi circa 1 milione trascorre l'infanzia in miniera. Al film è infatti legato il progetto 100 scuole adottano 1000 bambini, elaborato dall'organizzazione Movimento Laici America Latina, cui partecipano anche la CGL, l'Associazione Libera, l'ARCI e l'AGIS Scuola. Rosso Malpelo chiaramente è una novella di Verga che racconta una storia legata a dei bambini e soprattutto allo sfruttamento di questi bambini all'interno di una cava di rena, quindi di una miniera. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo film, visto che raccontavamo di questo, ci siamo posti il problema se questa storia, che è una storia di 100 anni fa e passa, avesse ancora un senso, avesse ancora un'attualità. E purtroppo ci siamo resi conto che questa attualità ce l'aveva fortemente. Abbiamo iniziato a fare delle ricerche e abbiamo scoperto, per me è stata personalmente una scoperta, che ci sono dei dati dell'OIL, che è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che parla di più di 1 milione di bambini che ancora oggi lavorano nelle miniere, nelle cave, nelle varie parti del mondo, in Africa, in Asia, America Latina. E quindi abbiamo pensato di dare un senso a questo film parlando di Rosso Malpelo non come qualcosa del passato, ma come qualcosa dei giorni nostri. E quindi abbiamo deciso anche che questo film poteva servire a qualcosa. Si stanno infatti via via realizzando le proiezioni del film in 100 istituti scolastici italiani. Il ricavato dei biglietti andrà a costituire il fondo presso la Banca Etica, che servirà ad adottare i ragazzini di 2 comuni boliviani nella regione mineraria del Potosì, dove ancora molti migliori lavorano nelle gallerie. Alla realizzazione di questo obiettivo Scimeca aggiungerà sia gli incassi derivanti dalle sale cinematografiche nelle quali il film sbarcherà in questi giorni, sia quelli dei diritti televisivi. Lo sfruttamento del lavoro minorile può regredire se non viene considerato invincibile e ineluttabile, ha detto il leader della CGL Guglielmo Epifani, intervenendo alla presentazione del film avvenuta a Roma il 5 marzo scorso, ricordando che è un problema della società intera, non solo delle forze dell'ordine. Su questo progetto abbiamo trovato l'adesione di una serie di organizzazioni importanti qui in Italia, che sono in primo luogo la CGL, che si è impegnata nella persona del suo segretario, Guglielmo Epifani, personalmente nel sostenere questo progetto, anche perché la CGL poi c'è una tradizione in questo campo. È stata la CGL che negli anni 50 ha combattuto la grande battaglia insieme agli intellettuali del tempo per sconfiggere questo dramma che in Italia era abbastanza, che in Sicilia soprattutto era diffuso, cioè lo sfruttamento dei carusi, cioè i bambini che lavoravano nelle miniere, nelle zolfatare in Sicilia. Poi abbiamo trovato l'adesione di Libera, di Don Luigi Ciotti, dell'ARCI, dell'AGIS Scuola, dell'ANAC, insomma di una serie, un patrocinio della CISL, abbiamo chiesto anche quello della UIL e penso che a breve ce lo daranno. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme attorno a questo progetto una serie di realtà importanti che da sempre chiaramente si sono impegnate e si impegnano su questi temi.